Sono Ilaria Markic, sono nata del 21, no? Adesso abito a Gorizia, nata sono a Vertoiba. E la mamma come si chiamava? Ma la mamma è Veronica Vodopivec, lei. E lei è andata nel 1927, aveva 30 anni che è partita la prima volta in Egitto, era ancora giovanissima. E poi sta mia cugina ha detto a mia mamma: vuoi zia che ti do questo lavoro perché là starai bene? Non era facile in principio, la capisce? Non era facile perché ho tanto pianto io, che devo andare a casa, che vado a casa, perché quando che sono partita, che ho visto a Trieste il mare, mamma mia, ho detto ho paura, perché non ho mai visto il mare, no? Ho stretto mio papà, ho detto papà io non vado perché ho paura con tutto questo mare così grande, ma cosa farò? E ho pianto e ero stretta con lui per salutarlo. E dopo mia mamma dice ma vedrai che staremo bene, dai. Ma faceva sempre compagnia, facevo con questa ragazza, o si andava in giro, o si andava con le biciclette perché là dopo lì fischiavano perché là non era per andare con la bicicletta e poi abbiamo detto beh se non andiamo con la bicicletta andiamo al Nilo con le, Con le con barche. le barche. Ho Ma sì, capito. eravamo giovani tutte e due, Sono Giorgio Miller, nato a Gradisca nel 1927. La mia famiglia proviene dalla Boemia, un mio antenato, ingegnere ferroviario, è venuto in Piemonte a fare le ferrovie e lì si è sposato. Tre generazioni siamo italiani. Mio padre ha fatto la campagna d'Etiopia, lì gli è andato il comando del settore di Bishoftu, a 40 km di Addis Abeba, una vasta zona. Appena arrivati gli inglesi in Addis Abeba, i primi 3 giorni hanno demolito la colonia italiana. Ha detto un camion a famiglia sgombrare. Giù è stato il periodo più bello della mia vita, meraviglioso. Poca scuola, molto cavallo, molta caccia. È bellissimo, stupendo.